Palio dei Mici e Carnevale vanno a braccetto. Il Comune di Seravezza e la Fondazione Carnevale di Viareggio hanno avviato infatti un percorso di collaborazione tra le due popolari manifestazioni. Nel progetto sono coinvolte anche la Proloco e le 8 contrade di Querceta e il gruppo Sbandieratori e Musici del Palio. Bandiere, trombe e tamburi sono stati coinvolti negli ultimi mesi in alcuni momenti ufficiali del Carnevale, come la presentazione del manifesto lo scorso settembre e l'inaugurazione del Museo della Cittadella, ovvero l'Espace intitolato a Gilbert Le Bigre, poco prima di Natale. In entrambe le occasioni, gli sbandieratori hanno utilizzato vessilli appositamente realizzati dalla Fondazione Carnevale con l'effigie di Burlamacco. Sono previste anche esibizioni degli sbandieratori e dei musici in apertura dei corsi mascherati di gennaio e febbraio sui viali a mare. Palio e Carnevale sono manifestazioni molto diverse tra loro, ha dichiarato il consigliere delegato all'associazionismo del Comune di Seravezza, Francesca Bonin, ma ugualmente rappresentative dell'anima popolare della Versilia e fortemente radicate alle tradizioni del territorio. Abbiamo avviato questa collaborazione, ha spiegato Bonin, con l'intento di cogliere i punti di contatto tra le manifestazioni per sfruttare possibili sinergie di carattere pratico-operativo e lavorare in un'ottica di reciproca promozione.